L'inaugurazione di oggi del monumento dedicato ai martiri degli esuli istriani e dalmati è ovviamente completamento di un percorso che è iniziato 3 anni fa, che questa amministrazione ha portato avanti insieme a tutte le altre iniziative che stiamo conducendo. E in particolare c'è stato un percorso che ha visto l'inaugurazione del giardino ai martiri delle foibe, con la prosecuzione e la celebrazione delle giornate del ricordo durante gli anni passati, e oggi, dopo aver organizzato degli incontri anche in sala consiglio, quindi ufficiali, con l'AMPI e con la NVGD, relativi agli approfondimenti storici e culturali e di vita vissuta di quel periodo della nostra storia, siamo arrivati all'inaugurazione di questo monumento che è stato prodotto dalla NVGD direttamente. Quindi un grazie a tutte le persone, le associazioni, la NVGD stessa, con tutti i volontari che hanno supportato questa iniziativa, e alle mie spalle vedete il monumento, che ovviamente è un simbolo ricordo di questo evento. L'iniziativa è nata 3 anni fa, subito dopo l'insediamento della nostra amministrazione, è stata condotta appunto durante questi 3 anni e mezzo di amministrazione. Quest'anno 2018 abbiamo concluso questo percorso che è durato 3 anni, finalmente siamo riusciti a mettere insieme tutte le parti del Comitato della Memoria, abbiamo discusso a lungo e poi alla fine abbiamo condiviso questo percorso che appunto visto nel 2016 l'inaugurazione del Monumento delle Foibe, nel 2017 la piantumazione dei cipressi e adesso finalmente il monumento. È il 10 febbraio la benedizione del monumento. Questo monumento rappresenta giustamente un'Istria, diciamo Istria, Dalmazia, Fiume, ferita, nel senso che questa ferita non si rimarginerà mai più, diciamo, perché questo dimostra che abbiamo perso una parte del nostro territorio italiano. Quello che rattrista noi esuli è che ci sono ancora dei negazionisti che negano questa storia triste che ci ha coinvolto. E a noi rattrista queste cose, che noi italiani siamo trattati ancora oggi come ieri da invasori, per modo di dire, invasori che abbiamo invaso un territorio, che abbiamo portavamo via il pane, il lavoro ad altri italiani, ma noi italiani eravamo di cultura da sempre, romani prima, veneziani dopo e sotto il Regno d'Italia. Quindi mi auguro che con questo monumento la città, ma qui abbiamo sempre avuto un'accoglienza buona, diciamo, a Venaria, con i cittadini, con le istituzioni, abbiamo dialogato, ci siamo scontrati, ma alla fine ci siamo capiti e siamo grati, diciamo, a questa cittadinanza, alle istituzioni di questa città di Venaria, che ci ha permesso di lasciare un segno indelebile, diciamo, nel passato, per le future generazioni. Io sono nato in Istria e quindi conosco molto bene questi fatti, però come artista preferisco sempre creare dei simboli, che non ci sia neanche bisogno di leggere la targa. In questo caso qui ci sono queste due parti spezzate, che sono i due periodi prima e dopo la guerra, con ambedue una ferita che colpisce sempre l'Istria, ma questa ferita è stata prima e anche dopo, e quindi è di facile interpretazione se uno conosce appena appena un po' di storia. Ecco, questo è quello che ho voluto rappresentare, insomma. È stata realizzata in acciaio Corten e acciaio inox, e con poi delle vernici protettive alla fine per bloccare il procedimento della ruggine, e purtroppo con molta difficoltà, perché avendo dei problemi seri agli occhi ho dovuto proprio faticare per finirla.